artista che chiude il Ritmo Festival a Pagani e chiude la festa della Madonna delle Galline, con appuntamento all'anno prossimo. Una piazza gremita in attesa della performance dell'artista, simbolo della musica napoletana degli ultimi 40 anni, con il gruppo Napoli Centrale, che ha visto fra i suoi protagonisti Pino Daniele, Joe Amoruso e lo stesso James Senese. L'artista si è esibito in piazza Corpo di Cristo ed ha eseguito pezzi del suo repertorio che lo hanno reso famoso in Italia e all'estero. Festa grande, festa della Madonna delle Galline. È bello, un nome bello. Il repertorio è molto vasto, Diciamo così, faremo alcuni brani vecchi e poi di una parte del disco nuovo. La musica tradizionale è quella lì che noi abbiamo, ce l'abbiamo nel sangue, no? come fatto culturale, capito? E non l'abbiamo mai lasciata, no? Cioè, il nostro linguaggio è molto avanti, ok, d'accordo, però tu senti sempre Napoli, senti sempre il sud, insomma, senti un linguaggio nostro, insomma. Dopo 40 anni e qualcosa stiamo ancora qua, significa che noi abbiamo seminato bene, stiamo seminando bene, capite, la nostra cultura, no? Cioè, Napoli Centrale è un gruppo d'avanguardia che dura da 40 anni e qualcosa. E dunque, però, voglio dire, oggi come oggi la musica di Napoli Centrale si sta evolvendo in un modo molto, insomma, molto giusto per quello che dovrebbe essere. No? Noi giriamo il mondo, capito? Non è che veniamo a Caserta, a Giuliano, a Marana. Mentre siamo qua, siamo in America, capito? L'unico alla quale io ho legato è stato Pino, insomma. Ma perché Pino è nato con Napoli Centrale in parte, no? Ed avevamo lo stesso sentimento in modo diverso, no? Capito? No? Voglio dire, le idee erano molto comuni fra me e lui, capito? Solamente che io sono un musicista d'avanguardia che non accetto compromessi. Quando abbiamo iniziato a fare Napoli Centrale, i napoletani, Napoli, a Rosomadia, mi hanno pigliato per americana e io ci sono andato per 2 ore napoletani, capito? E questo ti fa capire, insomma, come è stato difficile poi arrivare. Vabbè, finalmente siamo arrivati, però è stato molto difficile farmi capire, far capire agli altri che io ero chi napoletano e ero napoletano. Se tu avessi al tuo fianco ancora Pino Daniele, che cosa gli diresti? Ma lui c'è al mio fianco, c'è. E ti dico una cosa, ma lui c'è sempre con me. E non sto dicendo una stronzata, diciamo così, no? Perché sai che dall'altra parte noi poi andremo a vivere la nostra vita vera, no? Allora ci feci, se sa, io vivo. Napoli. Ebbene, Napoli è uno dei brani, secondo me, più forti. Napoli è una città piena di sentimenti, ma anche piena di contraddizioni, no? Capito? Però è dominante il sentimento, capito? Il messaggio che posso lanciare è un messaggio un po' strano, da farci capire, no? La prima cosa è il rispetto della famiglia. La seconda cosa, tutto è subito, non va bene per nessuno, ne chiudo buono manca per me, insomma. E terza cosa, amiamoci di più, insomma, capito? Voglio dire, un sentimento, facciamolo funzionare alla grande.